Da Fiumicino al centro di Roma in 20 minuti con Volo City. Asi per Catania, raccolta fondi a sostegno delle associazioni sportive colpite dal nubifragio. Tampon Tax, convegno in Senato, bene intervento governo, ma obiettivo è scendere al 4%. La cura e l'analisi delle pergamene. Jerome Lianmarc Calayag conquista il San Pellegrino Young Chef Academy Competition Award. Enogastronomia, la Sicilia guarda la ripresa. Dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino al centro di Roma e viceversa in soli 20 minuti ad emissioni zero. E questo è uno dei principali vantaggi che apporterà Volo City, l'innovativo taxi dei cieli realizzato dalla società tedesca Volocopter, esposto a Piazza San Silvestro, nel pieno centro di Roma. Il suo decollo è atteso entro i prossimi 3 anni, il tempo necessario sia a completare la regolazione di volo, sia a sviluppare i vertiporti a decollo verticale, necessari per consentire la partenza e l'atterraggio dei taxi del cielo. Questo progetto nasce dentro un disegno più generale di mobilità sostenibile e rapida tra l'aeroporto Leonardo da Vinci e Roma. Stiamo lavorando a potenziare il trasporto ferroviario, i collegamenti ferroviari tra Fiumicino e Roma, i collegamenti stradali e soprattutto puntando sulla mobilità elettrica. Monteremo colonnine di ricarica elettrica in tutti i parcheggi di Fiumicino. E poi c'è anche questa è la cosiddetta mobilità aereo-urbana su cui si sta lavorando in Europa, e noi vogliamo che Roma sia una delle prime capitali europee ad avere questo servizio rapido e sostenibile. È un velivolo interamente elettrico, silenzioso, senza emissioni di alcun genere. Air Taxi può viaggiare a una velocità massima di 110 km orari e coprire una distanza di 35 km. Una volta completato un viaggio, le batterie a ioni di litio, installate in 9 unità a bordo del velivolo, possono essere sostituite nel giro di 5 minuti, così da consentire una rapida ripartenza. Ha un peso massimo al decollo di 900 kg, di cui 700 sono il peso del mezzo a vuoto e i restanti 200 kg la massa trasportabile tra passeggeri e bagagli. La sicurezza è massima poiché sull'Air Taxi sono installati 18 rotori tra loro indipendenti, alimentati da altrettanti motori completamente elettrici. Tanti ha avuto l'opportunità di investire in questa società, la scorsa primavera, e era un investimento decisamente innovativo per il gruppo, ma abbiamo visto quelle che sono le linee guida della strategia di Atlantia, quindi cercare di lavorare per sviluppare e partecipare alla costruzione di una mobilità sostenibile e innovativa. Grazie al lavoro di Aeroporti di Roma e Volocopter, con il pieno supporto della holding di investimenti Atlantia, azionista di entrambe le società, la mobilità aerea urbana avrà presto un ruolo importante a Roma. Una raccolta fondi in favore delle associazioni sportive affiliate vittime dell'alluvione che ha colpito il Catanese è l'iniziativa lanciata da ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane. L'ASI ha una grande tradizione dal punto di vista solidaristico e anche in questa circostanza non abbiamo fatto mancare il nostro contributo alle associazioni sportive del territorio colpite da questa dura alluvione. Va detto che il problema ovviamente è di carattere generale. Tanti danni alle strutture che si vanno ad aggiungere a una già difficile situazione economica causata dalla pandemia. Ci sono stati allagamenti presso la gran parte degli impianti sportivi che poi hanno generato a loro volta danni negli impianti elettrici, hanno danneggiato il parquet, hanno danneggiato le attrezzature e hanno soprattutto rovinato in maniera oramai irreversibile anche tutte le attrezzature sportive. In questo scenario la community ASI non solo è chiamata a raccolta per sostenere una parte della propria base chiedendo una donazione tramite la piattaforma GoFundMe con il claim ASI per le associazioni vittime dell'alluvione, una raccolta che coinvolge tutti gli associati dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Sport è soprattutto voglia di stare insieme, è capacità di aggregare, capacità di dare risposte anche di carattere sociale. Ed è doveroso quindi da parte nostra come organizzazione presente su tutto il territorio nazionale di
dare risposte anche nel momento in cui l'attività langue per tantissimi motivi, in particolare per questo tipo di calamità. Nello scenario della Biblioteca del Senato, società civile e forze politiche sono tornate a parlare di tampon tax in un convegno organizzato da Coop in collaborazione con il collettivo Onde Rosa, l'associazione Tocca a Noi e la piattaforma Change.org. Nei giorni scorsi il governo ha annunciato l'abbassamento dell'aliquota IVA dal 22 al 10% per gli assorbenti, ma l'obiettivo rimane il 4%. La petizione digitale svoltasi su Change.org ha raggiunto 650.000 firme, cui si sommano le oltre 79.000 raccolte in presenza da soci e volontari Coop in una rete di 260 punti vendita dislocati in 221 comuni. Tra i presenti anche la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. È un'iniziativa importante perché certifica la passione che anima nel nostro paese. Sono contenta di trovare qui tante giovani donne che si sono impegnate in prima persona per una battaglia giusta, una battaglia di civiltà, che ha avuto finalmente una risposta importante, perché nella legge di bilancio che adesso arriva alle Camere c'è la proposta del governo dell'abbassamento dell'IVA per gli assorbenti, una battaglia storica che oggi ha davvero una prima e significativa risposta, ed è la risposta alla tenacia, all'ambizione di tante donne che nel Paese hanno voluto non solo rappresentare il loro desiderio di esserci da protagonista, ma di costruire anche per le donne che arriveranno dopo un'Italia migliore. La D di Coop Italia, Maura Latini, ha tracciato la linea per il futuro. Le ingiustizie, quando ci sono, vanno sanate per intero, non a metà, e quindi quello di oggi è un momento di confronto, di racconto, di gioia, ma anche di rilancio, perché la battaglia non è finita e l'IVA lavoreremo perché il governo ci ascolti e faccia l'ultimo piccolo passo definitivo verso l'IVA al 4%. Lavorare insieme produce grandi cose. Per Coop è un modo che deriva dalla nostra ragione sociale, i nostri soci, 6 milioni e mezzo, i nostri 57 mila dipendenti che hanno un 43% di donne in ruoli di responsabilità nei nostri negozi. Siamo un grande datore di lavoro al femminile, il 70% dei nostri colleghi che lavorano nei punti vendita sono donne, quindi per noi è una battaglia sociale, quella della parità di genere e dell'inclusione, ma è anche una battaglia che vogliamo parta dalla nostra realtà. Martina Pieri di Change.org ha ribadito come l'obiettivo finale non è cambiato. Il governo ha appena detto che nella prossima manovra finanziaria abbasserà al 10% l'IVA, è un buon traguardo sì, non è ciò che veniva richiesto, quindi si può fare uno sforzo ulteriore per abbassare l'IVA al 4% e farlo diventare un bene essenziale. Al termine del convegno a Piazza della Minerva è andata in scena una street dance per sensibilizzare sul tema e incentivare alla firma sulla petizione. Di grande interesse storico e artistico, la pergamena, che prende nome dalla città di Pergamo, Asia Minore, dove secondo la tradizione riferita da Plinio il Vecchio sarebbe stata introdotta intorno al II secolo a.C. in sostituzione del papiro, non ebbe però grande diffusione nel mondo antico a causa della concorrenza del papiro, prodotto molto più abbondantemente e meno costoso. Soltanto a partire dalla tarda antichità, la diffusione della pergamena sembrò aumentare fino a diventare il principale supporto scrittorio durante il Medioevo e prima di essere sostituita definitivamente dalla carta. Ma come conservare al meglio questi tesori che racchiudono una parte della storia della nostra civiltà? All'Enea di Frascati, i ricercatori in collaborazione con l'Università degli Studi di Tor Vergata e della Sapienza hanno messo a punto una particolare procedura. Qui a Enea di Frascati, nel laboratorio in cui lavoriamo con le radiazioni ionizzanti, abbiamo messo a punto una procedura di sterilizzazione e disinfezione che le cura dal biodeterioramento. La procedura consiste nell'irraggiamento con raggi X prodotti dalla macchina REX, basata su un acceleratore di elettroni da 5 megaelettronvolt. I trattamenti di cura che abbiamo messo a punto sono stati provati, testati, sia con procedura in vitro sia con procedura in vivo sul collagene di pergamena. Bisogna tener presente che potevano esistere diverse qualità di pergamena, più o meno spessa, ruvida e chiara.
A seconda dell'uso, un prodotto poteva essere preferito all'altro. Le pergamene destinate alla legatoria erano più spesse e scure, quelle utilizzate per la scrittura di testi erano generalmente più chiare e sottili. Per documenti di particolare rilevanza erano utilizzate pergamene molto bianche e sottili, ricavate dal trattamento di pelli di animali giovanissimi o nati morti. Aspetto tecnico interessante è la possibilità di tingere la pergamena. Così nell'alto medioevo furono prodotte pergamene purpuree, utilizzate per la scrittura di libri o documenti particolarmente solenni, redatti con inchiostri d'argento o d'oro. L'idea qual è? È quella di quantificare lo stato di deterioramento della pergamena attraverso lo studio di un processo che è legato a questo, che è quello della denaturazione. Qui a Tor Vergata è stato messo a punto e brevettato un metodo cosiddetto LTA, Light Transmission Analysis. La quantità di campione è molto piccola, meno di un millimetro quadrato. Questo campione viene sfibrato in acqua, posizionato in una cella che verrà chiusa nel supporto riscaldante in modo da indurre il processo di denaturazione. In questo modo i dipartimenti di biologia e biotecnologie della Sapienza e Tor Vergata sono riusciti ad isolare i microorganismi. Il trattamento con i raggi X della sorgente REX induce poi una cura del biodegrado sul materiale da disinfestare, ma non induce nessun effetto dannoso sulla molecola del collagene e dunque sulla pergamena da conservare. Insomma, l'impiego della macchina REX sembra essere efficace e sicuro, interessante e utile per la cura e la conservazione di beni librari e archivistici. Si chiama Jérôme Jean-Marc Calayag, 25 anni, svedese, origini filippine. Giovane chef del ristorante Portal di Stoccolma, ha conquistato il gradino più alto del podio della San Pellegrino Young Chef Academy Competition 2021. Ambizioso progetto internazionale di scouting e formazione permanente che nasce dalla convinzione che il mestiere di chef oggi non possa realizzarsi se non attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze e nuove competenze sempre più trasversali, in un'ottica di network, crescita professionale e condivisione. La San Pellegrino Young Chef non è solo una competition, è evoluta in una vera e propria academy, che è un progetto di formazione permanente con cui formiamo e scopriamo i nuovi talenti, dando loro la possibilità di entrare in contatto con i grandi chef, coloro che sono già più affermati, e esserne ispirati. La San Pellegrino Young Chef Academy ha al suo interno oltre 1000 giovani chef che hanno la possibilità appunto di avere corsi di formazione e in generale di poter accedere alle opportunità professionali. Calayag, con il supporto del suo mentor, lo svedese David Glunkvist, è riuscito ad imporsi sugli altri 9 giovani chef finalisti, sorprendendo la Grand Jury con il suo signature dish, semplici verdure. Sono 135 gli chef che in tutto il mondo quest'anno hanno superato le selezioni preliminari e che si sono poi sfidati nell'ambito dei vari contest organizzati in 12 macro regioni, sottoponendo i propri signature dish alle giurie composte da grandi chef locali. Alla fine degli assaggi abbiamo pesato sia il gusto, che ci ha impressionato molto, anche l'originalità. Il vincitore è riuscito a estrarre da carote, semplice ingrediente vegetale a confronto di grandi proteine, un gusto che ci ha sorpreso. È rimasto lungo nella bocca e ha quasi superato l'espressione tecnica straordinaria degli altri concorrenti, mettendo sia la creatività, imitando un piatto di frattaglie del nord Europa, che la creatività anche nell'estrarre il sapore. La concentrazione non si vede nella foto e quindi è l'assaggio che ha determinato la vittoria. Era davvero lungo ed elegante. I vincitori delle singole finali si sono poi sfidati a Milano, dopo aver affrontato un lungo e interessante percorso di formazione accanto al proprio mentore, uno chef o una chef di grande esperienza e autorevolezza, allo scopo di perfezionare ogni dettaglio prima di partecipare alla finalissima. Rappresentata sul podio anche l'Italia con Alessandro Bergamo, cresciuto professionalmente accanto a Carlo Cracco, accompagnato dalla chef Antonia Klugman, sua mentore al gran finale, è arrivato secondo, posizione più alta mai raggiunta da un italiano nella competizione globale. Parte del mestiere del cuoco deve essere anche quello di conoscersi, conoscere le proprie caratteristiche, le proprie qualità, i propri difetti e per una vita intera cercare di essere felice cucinando secondo i propri desideri.
Il grande valore aggiunto del progetto San Pellegrino Young Chef Academy sta nell'aver reso possibile l'incontro e lo scambio tra i giovani e i grandi maestri, professionisti riconosciuti nel mondo per la loro capacità di spostare l'asticella della qualità sempre più in alto o di concepire nuovi orizzonti possibili per chi desidera intraprendere la carriera di chef. È tornato dopo un anno di stop Taormina Gourmet, fra i più importanti eventi del Sud Italia dedicati all'enogastronomia, un'occasione per ripartire e soprattutto per riflettere sul post-Covid per il settore. Taormina Gourmet l'abbiamo rivista e siamo contenti perché rivedendola abbiamo corretto alcune cose, puntando sulle masterclass, su una certa sartorialità dell'evento, quindi meno gente ma più gente di qualità, e credo che oggi gli eventi del vino debbano ripartire da lì. Il messaggio è quello di un mondo che chiederà sempre più qualità, sempre più tracciabilità in quello che facciamo, nei consumi, in modo particolare tutto ciò che finisce il nostro organismo, quindi cibo e vino. Ce ne siamo accorti coinvolgendo quasi 30 pizzerie di primo ordine della Sicilia, a tal punto che oggi forse è possibile declinare uno stile della pizza siciliana, perché oggi c'è un'attenzione al topping, agli impasti, alle farine, alle maturazioni straordinaria. 10 anni fa era impensabile. E credo che l'emergenza sanitaria sta rafforzando questo concetto della salubrità, della qualità e anche del piacere, perché no, non dimentichiamolo, il cibo e il vino devono essere piacere. E credo che anche questa capacità di emozionarsi tanto un bicchiere di vino, credo che dobbiamo curarla sempre di più, perché è quello che ci chiederanno sempre di più i consumatori. E non poteva mancare l'attenzione per i vini dell'Etna con la nuova edizione della guida realizzata da Cronache di Gusto. La fotografia che emerge dalla sesta edizione della nostra guida ai vini dell'Etna, che pubblichiamo in italiano e in inglese, è quella di un territorio che non smette di stupirci. Siamo riusciti a identificare, fra oltre 400 vini degustati, 33 vini imperdibili, e abbiamo selezionato 121 aziende. Pensate che quando abbiamo cominciato a fare la guida dei vini dell'Etna le aziende erano 51, e parliamo di appena 7 anni fa. La crescita dell'Etna è tumultuosa, io credo che adesso serva anche stare attenti affinché questa crescita non sfugga di mano, perché il territorio è piccolo, tutta l'Etna produce circa 4 milioni di bottiglie, e quindi capite che insomma è una piccola porzione di territorio, la qualità è alta, ma tutto questo ovviamente va tutelato.